veramente. Ce la meritavamo, e siamo andati a prendercela. E voi ce l'abbiamo lasciata allo stadio? L'abbiamo persa allo stadio, sì, oggi. Persa quasi tutta. 20 anni di Serie A sono tanti, eh? Sono tanti e speriamo di farne ancora 30. Gloria, non piangere, Gloria. No, ti giuro. No, ti giuro. È tutto vero, Gloria, è tutto vero. La dedichiamo a tutti i tifosi, ma soprattutto a tutti i dipendenti, a tutti i collaboratori di Udinese che hanno sofferto. Noi soffriamo con loro, più di loro forse a volte, dietro le quinte in silenzio, però ci hanno regalato alla fine questa grande gioia, possiamo solo che essere felici adesso. Senti, a chi vogliamo dedicare questa vittoria? Questa vittoria dobbiamo dedicare a tutta la squadra dell'Udinese Calcio. È una vittoria che dedichiamo a noi tutti che eravamo presenti, che abbiamo tifato per questa grande Udinese. E questa Serie A soprattutto. È stato un anno particolare rispetto ai canoni dell'Udinese, ma veramente ci meritiamo tutti tutta la gioia di questo momento. Quindi auguro a tutti di godersela a pieno veramente, con tutti i propri cari. E si continuerà tutta la notte. Ennio, come stai? Bene, sono felice. Dedico questa vittoria a Sara, che ho trascurato col tempo perché questo finale di campionato è stato molto intenso. Tutti assieme, sì, sicuramente. Grande sofferenza ma grande felicità adesso. Tantissima, tantissima, grande felicità, tutto il gruppo ha aiutato, penso, insomma, tifosi, gruppo, tutti quanti abbiamo dato il massimo del nostro sostegno. Hai gridato oggi allo stadio? Ma no, senti, tanto. Sono rincoglionita, quindi sì. Una gioia immensa, condivisa con tutti i tifosi e con tutti i colleghi e le colleghe della sede. Quindi è una giornata che non dimenticheremo. Festeggeremo cantando, urlando, gioendo e cercando di fare sempre meglio. E allora cantaci qualcosa, dai, cantaci qualcosa Mariano, cantaci qualcosa! Aleluia! Mariano! Aleluia!